100 anni di storia legano la Brigata Marina San Marco a Venezia. Era il 1919 quando la città conferì il nome del patrono e lo stemma a quel battaglione che difese la laguna nell'ultima fase del conflitto mondiale. Ad un secolo di distanza la Marina Militare ha ricordato quella pagina con un concerto offerto dalla propria banda musicale e una mostra di cimeli della Brigata nel Museo Storico Navale. Ma il culmine è stata la cerimonia in Piazza San Marco, in cui si è rievocata la consegna delle vestigia, compresa la lettura della motivazione che spinse prima il sindaco, poi il ministro della Marina, Alberto Del Bono, a chiedere al re il riconoscimento per quelle azioni. Le stesse parole sono risuonate nella piazza per una volta gremita di 400 marinai. Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha replicato ciò che fece esattamente 100 anni fa il suo predecessore, consegnando l'emblema del leone alato al comandante della Brigata Marina San Marco, il contrammiraglio Cesare Bruno Petragnani. Alla cerimonia ha partecipato il ministro della Difesa Elisabetta Trenta, insieme al capo di Stato Maggiore della Marina, l'ammiraglio di squadra Walter Girardelli. Il ministro ha ricordato il valore dimostrato dal San Marco, ma anche l'impegno a cui oggi è chiamata la componente anfibia della Marina Militare. Consentendo allo strumento militare di poter condurre operazioni di inserimento in ambiente ostile, incerto o permissivo, dal mare e sul mare. Un reparto peculiare, impiegato in un ampio spettro di operazioni, è stato il commento del capo di Stato Maggiore, l'ammiraglio di squadra Walter Girardelli. Le capacità della Brigata Marina San Marco di operare sul mare, per proteggere gli interessi nazionali e quindi le squadre di abbordaggio, il controllo, la sicurezza marittima, per terra, per proiettarsi su terra, in cielo perché qualsiasi operazione anfibia, operazione di supporto, operazione internazionale, oramai si sviluppa nelle tre dimensioni.